innanzitutto per ringraziarli dell'affetto dimostrato e poi per esortarli ad essere uniti. Dopodiché, dopo aver parlato dei suoi progetti per il futuro, egli parla anche della necessità di non ricadere nel giudaismo e di evitare di essere trascinati nell'errore secondo cui per essere salvati va bene credere in Gesù, ma bisogna anche fare ciò che la legge di Mosè insegnava, circoncisione e altre cose. Nel fare questo discorso Paolo continua e continua per evidenziare un aspetto molto importante, che è quello che andremo con l'aiuto del Signore a vedere stasera. La volta scorsa ci siamo fermati al verso 17. Lo rileggeremo giusto per avere un'idea di quello che l'Apostolo vuole dire nei versi successivi. E Mariella, per favore, leggeremo da Filippesi 3, dal verso 17 fino al verso 2 del capitolo 4, fino al verso 3, chiedo scusa, del capitolo 4, in modo da avere una visione chiara di quanto l'Apostolo dice a quella chiesa. Siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti camminano da nemici della croce di Cristo, ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo, la fine dei quali è la perdizione, il loro dio è il ventre e la loro gloria in ciò che torna a loro vergogna, gente che ha l'animo alle cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera saldi nel Signore, o diletti. Esorto Evodia ed esorto Sintiche ad essere concordi nel Signore. Sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente e agli altri collaboratori i cui nomi sono nel libro della vita. E allora quindi l'Apostolo Paolo comincia a fare una serie di contrasti. Verso 17 dice: imitate a chi? A me. E non soltanto me, ma di quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Poi fa un contrasto con chi? Con quelli che egli definisce i nemici della croce. Infatti afferma: molti camminano da nemici della croce. Chi sono questi nemici della croce a cui Paolo fa riferimento? Dal punto di vista esegetico non può essere data una risposta certa. Secondo alcuni, questi nemici della croce sarebbero quei falsi insegnanti di cui Paolo ha parlato prima, cioè quelli che dicevano che è necessario ritornare, o meglio aggiungere alla fede in Cristo il rispetto delle norme mosaiche e quindi tutto quello che ne consegue. Perché sarebbero nemici della croce? Perché in questo modo invaliderebbero la potenza del sacrificio di Cristo. Anna Galati 2,21 e Mamma Galati 5,4. Poi intanto Pina, per favore, Romani 6,1-2 e Mariella, Prima Corinzi 6,9-10. Quindi leggiamo Galati 2,21. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. Quindi vedete, Paolo dice: se la salvezza potesse essere ottenuta mediante la legge, che era quello che dicevano questi falsi insegnanti, la morte di Cristo è stata inutile e la grazia verrebbe annullata. Lo ribadisce in Galati 5,4. Capitolo 5, verso 4. Volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Quindi Paolo ribadisce: se uno vuole essere giustificato mediante l'opera della legge, vuol dire che è scaduto dalla grazia. Quindi sicuramente chi predicava che
La salvezza in Cristo non era sufficiente, ma era necessario praticare pure le opere della legge, era un nemico della croce di Cristo. Ma se andiamo avanti, e l'abbiamo già letto, ci accorgiamo che l'Apostolo Paolo, nel definire questi nemici della croce di Cristo, li definisce come persone il cui loro Dio è il ventre, la loro gloria in ciò che torna a loro vergogna, li definisce come gente che ha l'anima alle cose della terra. E quindi c'è un altro gruppo di esegeti quali dice che Paolo si sta riferendo ai cosiddetti antinomisti, cioè quelli che dicevano: una volta che uno è salvato per grazia, mediante la fede, non importa quello che fa col proprio corpo, perché tanto l'anima e lo spirito sono salvati, il corpo è una cosa che dovrà tornare alla terra, perché è polvere e polvere tornerà. Ma anche questo è un camminare da nemici della croce di Cristo. Perché l'Apostolo Paolo altrove, non qui ai Filippesi, ma ai Romani, ad esempio, dice al capitolo 6, al verso 1 e al verso 2: io diremo dunque, rimanevo forse nei peccati, nel peccato finché la grazia abbondi? No, di certo, noi che siamo morti nei peccati, come più brevi ancora in esso? Ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. E poi, prima Corinzi 6, 9 e 10. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. Paolo dice: non è vero che se siamo salvati, basta che siamo salvati e facciamo quello che vogliamo. Perché se siamo in Cristo, siamo delle nuove creature. E dobbiamo sapere che chi commette il male, gli ingiusti, non potranno entrare nel regno di Dio. E anche questo è un camminare da nemici della croce di Cristo. Quindi questi nemici della croce di Cristo non sappiamo chi siano nella mente di Paolo. Sicuramente entrambe le posizioni che abbiamo accennato, cioè chi diceva che bisogna adempiere anche le opere della legge, chi diceva che uno vive come vuole, tanto è salvato lo stesso, entrambi sono nemici della croce di Cristo. E noi vogliamo con tutto il cuore considerare questo, cioè siamo salvati per grazia mediante la fede. E questa è una verità assoluta. Ma se siamo in Cristo e siamo salvati per grazia, le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. E quindi non possiamo vivere nel peccato, ma dobbiamo santificarci, quindi separarci dal peccato, perché dobbiamo cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Quindi l'Apostolo Paolo dice: seguite noi, non seguite quelli, nella maniera più assoluta, perché se seguite il mio esempio siete certi che Dio approverà la vostra vita, se seguite quell'altro esempio siete certi che il Signore non potrà mai approvare la vostra vita. Persone, dice l'Apostolo Paolo, che hanno l'animo alle cose della terra. E subito dopo, qui un'altra contrapposizione, egli dichiara, verso 20, quanto a noi, non abbiamo l'animo alle cose della terra, perché la nostra cittadinanza è nei cieli. Quindi c'è questa ulteriore contrapposizione, l'esempio di Paolo e degli apostoli, i nemici della croce di Cristo, le persone che hanno l'animo alle cose della terra, i cristiani che sanno che la loro cittadinanza è nei cieli. E qui l'espressione cittadinanza è un'espressione che nell'originale significa letteralmente patria, cioè noi apparteniamo al cielo. Su questa terra, come leggeremo a breve, siamo dei pellegrini, siamo dei turisti. E quando siamo turisti, perché andiamo in vacanza per 1, 10, 20, quanto volete, in un qualche posto, il nostro desiderio è quello di poter ritornare a casa nostra, perché è bella la vacanza. Però fin quando dura un certo numero di giorni. Poi casa è casa. E la nostra casa è nel cielo. Il vostro cuore non sia turbato, disse Gesù. Io vado a prepararvi un luogo. E quando quel luogo sarà pronto, io tornerò e vi porterò lì. Quella è casa nostra.
Guarda la nostra pagina. Su questa terra ci distinguiamo tra italiani, inglesi, francesi, eccetera, eccetera. Dal punto di vista spirituale ci sono i cristiani e i non cristiani. I primi hanno la patria nel cielo, i secondi hanno la patria nello stagno ardente di zolfo e di fuoco. Dov'è la nostra patria? Noi vogliamo che il cielo sia il luogo dove noi vivremo per l'eternità. Prima Tessalonicesi, Anna, capitolo 1, verso 10. Poi Mamma Ebrei, capitolo 11, i versi da 13 a 16. E poi Pina, prima Pietro, capitolo 2, i versi da 11 a 17. Prima Tessalonicesi, capitolo 1, verso 10. Aspettare dai cieli il figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera da dire di niente. Vedete, la nostra cittadinanza è nei cieli, e mentre il mondo dal cielo aspetta il giudizio, noi cristiani dal cielo aspettiamo Gesù, il ritorno del Signore, e il quale ci libererà dal giudizio e dall'ira. Gloria a Dio per questo. Ecco perché è scritto in Ebrei al capitolo 3, al capitolo 11, dal verso 13 al verso 16. Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da un tale, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così dimostra di cercare una patria, e se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti, certo avrebbero avuto tempo di ritornarvi. Fino a quando? Fino a 16. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste, chiamata il loro Dio, poiché ha preparato loro una città. Quindi Paolo, scusate, lo scrittore degli Ebrei, dopo aver fatto un elenco di eroi della fede, Abramo, Isacco, eccetera, eccetera, dice: tutti questi su questa terra hanno camminato come pellegrini, come persone che, cioè, avevano l'idea che erano in questo mondo, ma non appartenevano a questo mondo, perché desideravano una patria, e quella patria era il cielo. Se avessero desiderato una patria in questa terra, sarebbero potuti tornare indietro. Prendete Abramo, viene chiamato da Dio a uscire da Ur dei Caldei per andare dove? In un posto che io ti mostrerò. Se avesse voluto, fin quando è stato su questa terra, avrebbe potuto dire: sai che faccio? Me ne torno indietro. Ma non l'ha fatto, perché lui desiderava quella città il cui architetto e fondatore chi è? Dio stesso, il Signore. E quindi ha continuato ad andare avanti. E lo ha dimostrato che la sua patria non era questa terra, quando, trovandosi in difficoltà con Lot, anziché scegliere lui il luogo dove andare a dimorare, disse a Lot: fa una cosa, scegli tu, vuoi la pianura? Io me ne vado in montagna. Vuoi la montagna? Io me ne vado in pianura. Come per dire che mi interessa dove andremo ad abitare, tanto è per un tempo. La mia città, la mia patria è il cielo, e quindi io so che lì vivrò per l'eternità. Ecco perché Paolo dice: quanto a noi, non abbiamo l'animo alle cose della terra, la nostra cittadinanza è nei cieli. Noi ringraziamo il Dio per tutto quello che ci provvede, la casa, la macchina, eccetera, grazie a Dio, ma non siamo attaccati a queste cose, perché la nostra casa è in cielo, la nostra patria è in cielo, e lì noi vogliamo vivere, mentre quegli uomini avevano l'anima alle cose della terra. Essere cittadini del cielo, che vuol dire? Che qui facciamo quello che vogliamo? No, perché siamo cristiani, e come abbiamo detto prima, dobbiamo comportarci in modo degno dell'Evangelo e degno della patria a cui apparteniamo. Una volta un re, credo di avervi detto questo fatto, quando il figlio gli disse: vado in vacanza in una certa nazione, il re disse a questo figlio, il principe: quando andrai lì, ricordati di chi sei figlio, perché tutti ti riconosceranno, e non voglio che la mia reputazione venga messa sotto i piedi per il tuo comportamento. Ricordiamoci di chi siamo, per grazia, figli. Prima Pietro, capitolo 2, versi da 11 a 17. Osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui vi visiterà.
siate sottomessi per amore del Signore a ogni umana istituzione, al re, come al sovrano, al governatore, come mandati da lui per punire i malfattori e per dare lode a quelli che fanno il bene. Anche questa è la volontà di Dio. Facete il bene, curiate la bocca dall'ignoranza degli uomini soli. Fate questo come uomini liberi che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amati fratelli, e vedete Dio, onorate Dio. Quindi Pietro dice, su questa terra vi dovete comportare in modo tale che, se anche parlano male di voi, quando vedono come vi comportate, si devono ricredere. Cioè le persone possono pure dire, scusate l'espressione dialettale, evangelisti. Però quando vedono come evangelisti ci comportiamo, onesti, precisi, rispettosi, persone che quando parlano hanno un parlare pulito, un comportamento esemplare, poi la bocca di chi ci accusa viene durata. Perché le persone diranno, ma tu puoi dire tutto quello che vuoi, ma ce ne fossero persone di questo modo. Per questo Pietro dice che dobbiamo comportarci in modo tale da lasciare una buona testimonianza. Questo significa avere la patria nel cielo. Non significa vivere come si vuole, ma vivere secondo le leggi del cielo, della nostra patria, in modo tale che il nome del Signore possa essere onorato. È dal cielo che nella nostra patria noi aspettiamo il Salvatore e Signore Gesù Cristo. È interessante. Uno è il fatto che aspettiamo il Signore. Perché noi lo aspettiamo, no? Presto tornerà. Due, il fatto che Gesù Cristo viene definito Salvatore e Signore. Cioè, quando siamo nella prova, speriamo noi? Nel Signore, che è il nostro Salvatore. Mariana, per favore, Isaia, capitolo 35, verso 4. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete. Ecco il vostro Dio, verrà la vendetta, la retribuzione di Dio, verrà il stesso a salvarvi. Verrà lui a salvarci, quindi aspettiamo l'aiuto dal Signore. Gli uni confidano nei carri, gli altri confidano nei cavalli, ma noi confideremo nel nome del Signore. Dal cielo aspettiamo lui come nostro Salvatore e come nostro Signore, perché se lui è stato il nostro Salvatore, lui è anche il nostro Signore. E quindi la nostra speranza, quando il giorno del giudizio verrà, non è in noi, nelle nostre opere o nella nostra religiosità. In chi è la nostra speranza? In Gesù, sempre lui. Per questo Paolo dice, la nostra cittadinanza è nei cieli, e dai cieli aspettiamo il Signore, Gesù Cristo, che è Salvatore, che è Signore, lo ripeto, e che farà una cosa quando tornerà. L'abbiamo letto al verso 21. Trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Guardiamo un attimino da vicino tutto quello che abbiamo letto in questo verso. Corpo della nostra umiliazione. L'Apostolo Paolo non ha mai disprezzato il corpo, tant'è che lo definisce, ispirato dallo Spirito Santo, come il Tempio di Dio. Quindi il corpo è una cosa che Dio ci ha dato e che noi dobbiamo curare. Non deve diventare un idolo, ma deve essere qualcosa a cui noi teniamo, perché ci è stato dato da parte del Signore. Ora, questo corpo perché viene definito corpo dell'umiliazione? Il termine umiliazione viene da humus, che vuol dire terra. Genesi, Anna, capitolo 3, verso 19. E Mary, Salmo 103, verso 14. Sì.
perché sei polvere e in polvere ritornerai. E poi anche Salmo 103, verso 14. Poiché egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere. Noi siamo polvere. Per questo dice corpo della vostra umiliazione, humus, terra. Noi siamo stati tratti dalla terra, Dio prese del fango, lo modellò, vi soffiò un alito di vita e l'uomo divenne un'anima vivente. A causa del peccato, polvere eravamo e polvere torneremo. Corpo della nostra umiliazione. Siamo fragili. Quando siamo giovani, nel pieno del nostro vigore, ci sentiamo forti. Pensiamo di mangiarci il mondo e pensiamo che nulla ci potrà fare del male. Fa freddo, copriti, no, sono forte. Poi, quando arrivano gli anta, quel freddo che abbiamo preso e che quando eravamo giovani non ci ha fatto niente, ce lo sentiamo. La schiena, le gambe, la testa e tante altre cose. Tutti quegli sforzi che facciamo da giovani, poi nell'età più avanzata, si ripresentano. Dolore alle ginocchia, e questo e quell'altro, perché il corpo è fragile. Ma il Signore, che tornerà dal cielo, trasformerà questo corpo. Perché noi in cielo non entreremo con questo corpo. Poveri noi, se no. Entreremo con un altro corpo. Prima Corinzi, mamma, per favore, capitolo 15, dal verso 42 fino al verso 45. Sì. 42-45. Sì. Così è pure della resurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e riuscite in corruttibile. Risuscita. 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 Incorruttibile. Seminato ignobile e risuscita glorioso, e seminato debole e risuscita potente, e seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Così anche sta scritto: il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificato. Quindi vedete, questo ritornare alla polvere, per i cristiani, per i credenti, viene paragonato da Paolo come alla semina. Solo che, mentre quando si semina, si raccoglie ciò che si è seminato, nella risurrezione si semina qualcosa di corruttibile, si raccoglie e risorge qualcosa di incorruttibile. Si semina qualcosa di fragile, si raccoglie e risorge qualcosa di glorioso. Si semina qualcosa di naturale, si raccoglie qualcosa di spirituale. Quindi noi aspettiamo il ritorno del Signore dal cielo, dove è la nostra patria, il quale, come abbiamo detto, trasformerà il corpo della nostra umiliazione e lo trasformerà in un corpo nuovo, glorioso. Quando avverrà questo? In Prima Tessalonicesi, capitolo 4, i versi da 15 a 17. E tanto, Mariella, per favore, Prima Corinzi, capitolo 15, il verso 51 prima e il verso 49 dopo, al contrario, capitolo 4, i versi da 15 a 17. Perché questo che diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti sino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che sono attorno a te, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce dall'angelo, con la trombetta di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti di Cristo. Poi i non viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole e incontreremo il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque come degli altri con queste parole. Quindi vedete, avverrà questo quando il Signore tornerà per rapire la sua Chiesa. Lì ci sarà la trasformazione, i morti che risorgono, seminati corruttibili risorgono incorruttibili, i credenti che sono in un batter d'occhio trasformati. E con questo nuovo corpo si incontra il Signore nell'aria. Quindi per questo Paolo dice che il Signore che tornerà trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria. Prima Corinzi, capitolo 15, il verso 51 prima e il verso 49 dopo.
come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Avendo noi portato l'immagine di Cristo su questa, su questa terra, essendo noi morti al peccato e avendo noi crocifisso la carne, come Cristo crocifisse il suo corpo, permise la crocifissione del suo corpo lì sul Golgota, avendo portato l'immagine del terrestre, porteremo l'immagine del celeste. Quindi, quando risorgeremo, risorgeremo con un corpo simile a quello del Signore risorto, che era un corpo che non era più di carne e ossa. Tant'è che quando i discepoli, dopo la sua morte e resurrezione, erano impauriti e riuniti, non è che Gesù bussò alla porta e disse "Apritemi", ma a porte chiuse entrò e disse "Pace a voi". Un corpo glorioso. Come sarà? Non lo so, lo voglio solo avere. Perché non possiamo spiegare con parole umane realtà spirituali che non possiamo vedere con gli occhi della carne. Quello che sappiamo, Anna, prima Giovanni capitolo 3 verso 2, possibile. Signore, disse Mosè, fammi vedere la tua gloria. Dio gli disse, non se vuole, tant'è che Mosè si dovette nascondere in una roccia e poter vedere Dio dalle spalle, o meglio la gloria di Dio dalle sue spalle, ma quando saremo alla presenza di Dio col corpo risuscitato lo vedremo come egli è. Tutto questo è frutto del potere che Cristo ha ricevuto una volta risorto, di sottomettere a sé ogni cosa. Conclusa questa parte in cui Paolo fa una contrapposizione tra i nemici della croce di Cristo e il loro esempio è l'esempio che lui e i credenti come lui davano, una volta che fa la differenza tra questi uomini che hanno l'anima alle cose della terra e i cristiani che devono avere l'anima alle cose del cielo, Paolo passa, capitolo 4, a concludere l'epistola. E introduce questa conclusione con una frase bellissima, il verso 1 che abbiamo letto prima. Perciò, fratelli miei cari, desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera saldi nel Signore. Da un uomo così determinato, deciso, forte, sentire queste parole quasi quasi non ci crediamo. Ma Paolo era così. Era un uomo che non lo deviavi, perché era uno che quando prendeva di mira un obiettivo lo doveva raggiungere, però aveva un cuore trasformato dalla grazia di Dio. E se prima era un violento, ora invece è un uomo pieno d'affetto. Sta scrivendo a una chiesa che è perfetta? No. D'altronde gli dice, guardate che se non vi rimettete di nuovo in pace, le cose non vanno bene. Guardate che in mezzo a voi stanno sorgendo dei falsi insegnanti e dei falsi dottori. Però, nonostante non sia una chiesa perfetta, nonostante questi credenti abbiano dei problemi, lui li considera fratelli, li considera cari e desideratissimi, li considera allegrezza e corona sua. Ricordiamocelo questo. Ricordiamoci sempre, lo stiamo ripetendo tante volte, ma i latini dicevano repetita iuvant. La Chiesa perfetta su questa terra non esiste. I fratelli perfetti su questa terra non esistono. Figurarsi le sorelle, no? Quando esco stasera mi massacrate. Però, nonostante questo, i fratelli e le sorelle della Chiesa sono fratelli e sorelle. Sono cari e desideratissimi. Sono l'allegrezza e la corona nostra. Quanto ai santi che sono sulla terra, salmi,
Essi sono la gente onorata in cui pongo tutto il mio diletto. E questo è quello che deve essere il sentimento che c'è nella Chiesa del Signore. Perché siamo stati riscattati con il prezioso sangue di Gesù Cristo. E nonostante noi siamo peccatori, Dio ci ha amati. E dice la parola di Dio che come Cristo ci ha amato, noi dobbiamo amarci l'uno con l'altro. E quindi per me ognuno di voi deve essere, sia quelli presenti sia quelli assenti naturalmente, un fratello o una sorella cara, desideratissima, deve essere la mia allegrezza e la mia corona. E per ognuno di voi, ogni fratello e sorella, presente e non presente, deve essere un fratello o una sorella cara, desideratissima, deve essere l'allegrezza e la corona. Dobbiamo avere questa visione del popolo del Signore, se no non andiamo da nessuna parte. Perché Dio ha stabilito che in mezzo al popolo di Dio ci sia l'amore. D'altronde, se c'è Dio, Dio cos'è? Prima Giovanni 4:8. Dio amore. E se c'è Dio nel mio cuore, cosa ci deve essere nel mio cuore? Amore. E se nella comunità c'è Dio, cosa ci deve essere nella comunità? Amore. E Paolo aggiunge: state santi nel Signore. Proprio perché state attraversati e circondati da tutti questi problemi, e state attraversando tutti questi problemi, e ci sono tutte queste difficoltà, state santi nel Signore. Non abbiamo altra speranza se non il Signore. E quindi dobbiamo rimanere fermi in quello che abbiamo ricevuto. Prima, scusami Mary, seconda Tessalonicesi, capitolo 2, verso 15. Poi mamma Ebrei, capitolo 4, il verso 14. Poi Pina Ebrei, capitolo 10, il verso 36. E Mariella, Apocalisse, capitolo 3, il verso 11. Cominciamo con seconda Tessalonicesi 2, 15. Di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese e ispirazioni, sia da discordia, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato. No, scusami, seconda Tessalonicesi 2:15. Sta leggendo prima. Così dunque, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi sia con la parola sia con una nostra lettera. State saldi e ritenete gli insegnamenti che avete ricevuto sia con la parola sia con la lettera. La parola di Dio che ascoltiamo durante il culto deve essere ritenuta. Non può essere un seme che quando usciamo gli uccelli del cielo passano e se lo portano via. La parola di Dio che leggiamo a casa per i fatti nostri deve essere ritenuta. Non può essere un seme che alzateci dalla tavola, dallo studio, dove non so dove leggete, gli uccelli del cielo passano e se la portano via. Deve essere trattenuta affinché noi siamo santi. Ebrei 4:14. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che Stiamo fermi nella fede che professiamo. Ebrei 10:36. Infatti avete bisogno di costanza, affinché fatta la volontà di Dio otteniate quello che vi è stato promesso. Abbiamo bisogno di costanza, cioè abbiamo iniziato in un certo modo per lo Spirito, dobbiamo continuare per le vie dello Spirito. Non regredendo, ma crescendo. E questo è possibile se guardiamo al Signore. Vorrei sapere perché ci sono credenti che crescono e altri che non crescono. I primi guardano al Signore, gli altri guardano intorno a loro. Vorrei sapere perché alcuni si raffreddano e altri invece rimangono ferventi. Quelli che si raffreddano si guardano sempre intorno. Quelli che rimangono ferventi guardano al Signore.
E se è anche vero che potrebbero essere scoraggiati da quello che accade intorno a loro, sia a livello ecclesiastico sia nel mondo, quel coraggio non viene meno perché guardano al Signore. Io ho creduto in Lui e non posso venire meno, perché Lui è morto per me sulla croce. E quindi lo continuo a servire, anche se nessuno viene con me, gli voglio rimanere fedele. Perché ho promesso, quando sono sceso nelle acque battesimali, ho promesso di seguirlo e di servirlo fino alla fine. E le promesse fatte con Dio si mantengono. Apocalisse 3:11. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Perché se non teniamo quello che abbiamo, se non siamo santi, se non siamo fermi, ci verrà tolta la corona. Qui non si scherza. Il Signore le cose le dice e le fa seriamente. Quindi rimaniamo saldi. E dopo aver fatto questa introduzione, Paolo in un certo qual modo ritorna su quello che ha detto all'inizio dell'epistola, cioè le divisioni che c'erano nella Chiesa, e fa due nomi ben precisi, Evodia o Evodia, non so dove va l'accento, e Sintiche, che erano due sorelle di cui non sappiamo altro, che erano state collaboratrici, anzi avevano lottato per il Vangelo insieme all'Apostolo Paolo e a Clemente e ad altri suoi collaboratori, ma che ora non andavano più d'accordo. Può succedere? Sì, succede. Ma non è che succede oggi. È successo sempre. Perché la Chiesa è fatta di uomini e di donne imperfette. Lo era allora e lo è oggi. Siamo peccatori salvati per grazia. E proprio per questo dovremmo avere compassione l'uno dell'altro e dovremmo comprenderci l'uno con l'altro. Evodia e Sintiche, che non si sa per quale motivo, avevano messo un muro tra di loro. Infatti dice che il suo desiderio era che fossero concordi, cioè tornassero ad agire, a pensare e ad operare di pari sentimento. Questo è importante. Nella Chiesa si agisce, si opera di pari sentimento. Quando è possibile questo? Quando il nostro scopo è quello di servire e di amare il Signore. Quando nella Chiesa si comincia a parlare di altre cose fuori delle cose spirituali, arrivano i problemi. Perché la Chiesa non è un'istituzione sociale, è un'istituzione spirituale che può anche lavorare nel sociale, ma con l'intento di proclamare l'Evangelo. Ecco perché Paolo diceva, esorto, non sappiamo chi, mio fedele collaboratore, non sappiamo chi fosse, forse il pastore della chiesa di Filippi, forse Epafrodito che era il latore di questa epistola, non lo sappiamo, ma ti esorto a dire, a Evodia e Sintiche, che devono essere concordi. E cari, quando succede che Evodia e Sintiche sono nella nostra comunità, mi sto spiegando, quando succede che Evodia e Sintiche sono nella nostra comunità, noi non dobbiamo prendere la parte di Evodia o la parte di Sintiche. Noi siamo chiamati ad agire affinché Evodia e Sintiche si riuniscano. Perché il Signore ci ha chiamato ad essere operatori di pace. Matteo, e poi mi ricordo chi ha letto. Chi deve leggere? Io posso. Ma allora, Anna, Matteo 5:9. Mary, Colossesi 3:13, Mamma, Ebrei 12:14, e poi Pina, Apocalisse 20:12. 20:12 e 15. Cominciamo a leggere Matteo 5:9. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. E vuol dire sinti che hanno litigato. Succede. Però noi ci dobbiamo adoperare per la pace se vogliamo essere chiamati figli di Dio. Perché se andiamo a fomentare il fuoco gettandone benzina sopra, non possiamo dire che siamo figli di Dio. I figli di Dio si adoperano per la pace, non per la guerra. Colossesi 3:13. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha diritto verso di un altro, come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Perché succede che dobbiamo dolerci l'uno dell'altro delle volte, ma che facciamo quando questo succede?
Facciamo come Modì e Sintiche? Io per i fatti miei, lei per i fatti suoi? Perdonatevi a vicenda come il Signore vi ha perdonato voi e sopportatevi. Ci vuole una santa sopportazione. Ma a questo siamo chiamati. Se no non siamo figli di Dio. Perché Cristo ci ha lasciato questo esempio. Ebrei 12:14. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Dobbiamo essere quindi fautori della pace tra coloro che, come Evodì e Sinti, che arrivano ad avere dei bisticci, dei diverbi, dei momenti di tensione, e poi da parte nostra dobbiamo cercare la pace con tutti. Cioè non è che io devo mettere pace tra di voi e poi litigare con voi. Che senso avrebbe? E che credibilità avrei io quando vi vengo a dire dovete fare pace? Mi direste, medico, cura te stesso, no? Guardati prima tu. E poi viene a parlare a me di pace. Quindi la pace è qualcosa che va ricercata ed è qualcosa che deve essere praticata e insegnata. E il Signore ci aiuti. Perché la società in cui viviamo è una società dove purtroppo i mezzi televisivi hanno insegnato a litigare. Non hanno insegnato a fare pace. Se voi vedete spesso questi talk show televisivi, di ogni tipo, politici, trash, prendete quelle trasmissioni che sono tipo Uomini e Donne, Giovani Tronisti e non so come si chiamano, litigano sempre. È un continuo gridare l'uno sull'altro. E a furia di vedere quei modelli si pensa che nel mondo bisogna fare così. Ora, nel mondo fanno così. I cristiani non sono del mondo, pur vivendo in questo mondo. Quindi non fanno in quel modo, ma fanno come Cristo ha insegnato. Paolo parla di Evodia e di Sintiche che devono tornare ad essere concordi perché hanno lavorato insieme a lui, insieme a Clemente e, concludiamo, insieme ad altri collaboratori di cui Paolo non fa il nome, ma il cui nome è scritto nel libro della vita. E qui mi viene in mente quello che Gesù disse, che un giorno molti primi saranno ultimi e molti ultimi saranno primi. Ci saranno cioè tanti di cui si conosce il nome su questa terra e di cui nessuno e di cui tutti ne fanno menzione, e altri invece di cui nessuno sa niente, ma che lavorano per la gloria di Dio. Non è che i primi saranno onorati e i secondi saranno dimenticati dal Signore, anzi, se saranno stati fedeli, molti ultimi, molti di cui non si è fatto menzione su questa terra, un giorno avranno un posto di onore. Perché il Signore sa premiare quanti lavorano fedelmente per la sua gloria. Ed è bello sapere che il nostro nome, se lavoriamo per la gloria di Dio e se siamo fedeli al Signore, è scritto nel libro della vita. Perché Apocalisse 20, verso 12 e verso 15, e poi Mariella Apocalisse 21, 27, e Anna Apocalisse 22, 19, riceviamo Apocalisse capitolo 20, verso 12 e verso 15, vidi molti grandi e piccoli in piedi, stavano davanti al trono, i libri furono aperti e fu aperto anche un libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle opere scritte nei libri secondo le loro opere. E poi verso 15. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Vede, nell'Apocalisse si fa menzione del libro della vita come una discriminante per stabilire chi è salvato e chi salvato non è. Questi uomini che avevano fedelmente collaborato con Dio, non sappiamo come si chiamano, Dio però li conosce, e ha scritto il loro nome nel libro della vita. E quando compariranno davanti al Signore, si sentiranno dire, ben fatto, entra, la Gerusalemme celeste è per te. Apocalisse 21, 27. E poi Apocalisse 22, 19. Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro. Quindi essere parte
del libro della vita ci permetterà di poterci accostare all'albero della vita per poter ereditare la Gerusalemme celeste. Ma per coloro che su questa terra avranno camminato da nemici della croce di Cristo, o per coloro che avranno travisato la parola di Dio insegnando cose diverse, se qualcuno toglie dalle parole del libro di questa profezia, non ci sarà entrata nel regno del Signore. Allora vogliamo ascoltare il consiglio dell'apostolo Paolo e dire: Signore, aiutaci a rimanere saldi, fermi nella fede, affinché quel nome che è stato scritto quando abbiamo accettato tuo figlio nella nostra vita possa rimanere lì e non sia cancellato, ma anzi, quando verremo nella tua presenza, che Signore tu ci possa dire: figlio mio, figlia mia, entra nella gioia del tuo Signore, perché tu hai vero sofferto, hai pianto per amore mio, ma ora ecco che sono qui per asciugare le tue lacrime e per farti riposare per l'eternità. Andiamo sulle nostre ginocchia, chiudiamo i nostri occhi, chiudiamo il nostro capo, adoriamo il Signore e preghiamo il Signore per ognuno di noi, per ogni fratello o sorella che non è qui presente in mezzo a noi. Presentiamoli secondo i bisogni che ci sono nella loro vita, qualunque essi siano, e vogliamo pregare per tutta l'opera di Dio che è sparsa sulla faccia della terra, senza dimenticarci delle richieste di preghiera che ci sono state fatte. Adoriamo il Signore, gloria sia il nome suo santo.